Martedì 4 luglio, nella sala conferenze della Questura di Frosinone, il questore Domenico Condello e il direttore della ASL di Frosinone, Angelo Aliquò, hanno sottoscritto il protocollo Zeus, promosso dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Anticrimine, volto a combattere la violenza di genere agendo sul recupero di chi compie maltrattamenti. Con questo accordo le istituzioni vogliono anticipare la soglia di protezione intercettando i comportamenti che integrano i cosiddetti reati sentinella, per impedire che vengano portati a più gravi conseguenze, riducendo il rischio di recidiva. Tutti pensano a un'attività coercitiva nei confronti di chi commette un reato, nei confronti di chi commette una violenza. In realtà il fenomeno della violenza di genere, che come sappiamo è in incremento, soprattutto dopo la pandemia, merita un'attenzione molto più profonda anche in fase di prevenzione. In che senso? Che bisogna valutare anche non solo il soggetto passivo, cioè chi ha subito la violenza, chi ha subito il reato, ma anche il soggetto attivo, perché proprio sul soggetto attivo, che facendo prevenzione e insegnando al soggetto attivo un comportamento più virtuoso, cioè facendoli fare un percorso anche dal punto di vista psicologico, si evitano le recidive, e questo è confermato dalle statistiche. E oggi firmiamo con la ASL di Frosinone il protocollo Zeus, che mira proprio a questo. Oltre all'attività di repressione, noi lavoriamo anche sul soggetto attivo, perché il soggetto attivo sta al centro della nostra attenzione. Come stanno al centro della nostra attenzione le vittime, ma il soggetto attivo deve essere ricondotto sui giusti binari e sui giusti comportamenti, e grazie all'intervento della ASL, con un percorso terapeutico ad hoc, siamo ottimisti e siamo sicuri che questo protocollo darà i suoi frutti. Noi abbiamo raccolto un invito, ovviamente molto volentieri, un invito della Questura, che ha sollevato appunto il tema non soltanto delle vittime della violenza, ma degli autori della violenza. Agire nella prevenzione è sicuramente evitare la seconda vittima di questi casi. E devo dire, abbiamo aderito, abbiamo ripristinato un'attività che già era stata programmata ma non era stata attivata per via del Covid, insomma, e vari altri problemi, però con questo invito ci siamo fatti parte attiva e già abbiamo iniziato con queste attività. Speriamo che diano i loro frutti, confidiamo nel fatto che li diano, e che comunque è significativo il fatto che si riconoscano anche le seconde vittime, ovvero quelli che compiono la violenza, non sono soltanto quelli che la subiscono, ma quelli che la compiono, che sono vittime indirette, ma sono anch'esse vittime. Quindi dobbiamo in qualche maniera dare un contributo alla società con questa attività di prevenzione. Quindi l'invito è stato raccolto, l'invito della Questura è stato raccolto, e siamo felici di averlo messo oggi riconosciuto su carta. Il protocollo individua un modello d'azione innovativo che amplia l'efficacia dell'ammonimento del questore, consentendo di invitare i soggetti colpiti dal provvedimento a sottoporsi ad un percorso di rieducazione per migliorare la gestione delle emozioni. Il ciclo di incontri è tenuto da un team di esperti composto da professionisti specializzati nel trattare le persone con problemi relazionali, incardinato nel Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone. Grazie a questo supporto, totalmente gratuito e volontario, l'ammonito può sperare in un cambiamento profondo che possa farlo desistere dal reiterare condotte vessatorie e violente. C'è un incremento della violenza di genere, c'è un incremento dei codici rossi, e proprio per questo motivo la Questura di Frosinone è orientata in tal senso a approfondire la tematica, creando proprio un pool di persone che si occupino soltanto di questo. L'81% delle vittime sono donne. L'incremento è notevole soprattutto dopo l'incremento dei fatti negativi, è notevole soprattutto dopo la pandemia, quindi tutto questo merita un'attenzione specifica, un'attenzione dedicata. Ecco perché con il protocollo Zeus noi lavoriamo in questo senso a 360 gradi, non soltanto nei confronti dell'autore dei fatti, di chi si comporta in modo violento,
tuteliamo la vittima, tuteliamo anche il percorso della vittima, ma dobbiamo fare un percorso virtuoso anche nei confronti del soggetto attivo. Un percorso che grazie all'intervento della ASL porterà i suoi frutti.